nel sapere che era innocente. Attraverso Orietta, a cura di VB, entità continua. Ancora peggiore è il fatto che ogni condannato a morte attende il giorno della condanna per anni. Tortura psicologica tra le peggiori, credo. Ed è per evitare questo genere di tortura che Anthony ha deciso di anticipare i tempi e uccidersi. Il dolore aumenta nel sapere che era innocente, anche se ogni prova era contro di lui. Questo non giustifica la sua decisione, ma sarete d'accordo con me che, ragionando da incarnato e non da spirito, in certi casi è quasi giustificabile il suicidio? So che da entità non dovrei nemmeno pensarle certe cose. Per questo vi ho premesso che avrei dovuto ragionare da incarnato. Ma io mi chiedo e vi chiedo, perché l'essere umano tende a vedere solo quello che appare sotto gli occhi? So che le brutture oggi sono talmente tante che l'istinto vi porta addirittura a non guardare più nemmeno il telegiornale. Ma pensate davvero che, chiudendo gli occhi, tutto ciò non vi toccherà mai? Aprite gli occhi, riflettete, e se proprio non potete fare altro, pregate, almeno per i milioni di persone al mondo che subiscono torture e abusi di ogni genere. Non servirà forse a queste persone, ma servirà a voi per ricordarvi quanto siete fortunati. Riflettete. Commento. Questa entità che alita ancora nei pressi del piano fisico, tanto da comunicare attraverso uno strumento legato a lei da vite precedenti, ha compreso che la preghiera, anche se ha poco esito, premia chi ha scelto di pregare.